Tutto pronto per una delle gare più scoppiettanti ed emozionanti del trofeo Moto Estate. Sta per scendere in pista la 300 Supersport classe Viva. Spettacolo, agonismo e tanta adrenalina in quel di Magione. 2507 metri di percorrenza e noi siamo qui pronti insieme a voi, palpitanti, a commentare quella che sarà una gara spettacolare. Ora le classiche interviste pre-gara e poi andiamo a gustarci quello che sarà una gara spettacolare. A tra poco! Siamo in compagnia di Davide Bollani. Ciao Davide, sono appena terminate le qualifiche, quarto tempo, però mi sembra percezioni positive. Allora, assolutamente sì, abbiamo fatto una gran qualifica, e quindi niente, sono soddisfatto, siamo andati abbastanza bene. Hai avuto modo di provare un po' il passo per domani per la gara, magari qualche giro un po' più veloce, o ti sei concentrato sul giro secco? No, abbiamo un gran passo, comunque non siamo distanti dai primi. E quindi niente, speriamo in una buona gara come è successo a Cremona. Però fa caldissimo, cioè oggi fa caldo, domani forse farà ancora più caldo. Può incidere su questa cosa? Certamente, sui tempi di tutti ovviamente. La fatica la facciamo tutti, però diciamo che siamo andati bene. Senti, ma questa è chiaramente è un po' la cartina di tornasole, il giro di boa. Ti aspetti qualcosa di importante? Devi rimontare qualche punto? Hai bisogno di punti più importanti? Allora, puntiamo al campionato, non alla gara in sé, però comunque speriamo di portare a casa un ottimo podio, perché domani speriamo di fare un'ottima qualifica, di qualificarci ancora meglio per fare una buona partenza e niente. E allora in bocca al lupo Davide Bollani! Grazie, Crepi! Con Nicolò Lisci, ciao Nico. Ciao, ciao ciao. Allora, partiamo dalla sesta posizione, però sei soddisfatto, mi hai detto. Sì, dai, per aver visto la pista venerdì ho tolto 7 secondi dal primo turno fino alla qualifica. Quindi... 7 secondi? Sì, il primo turno ho girato venerdì in 24, oggi 17.8, quindi piano piano stiamo andando bene, dai. Magari migliori pure in gara, chi lo sa. Si spera di star davanti in gara, dai. Senti, dopo il problema di Cremona come... No, dai. Qualcosina ha riniziato a funzionare, quindi dai, è andata bene. L'importante la spieghiamo, perché non sei riuscito a correre, hai avuto un problema abbastanza gravino, però già trovarti qua un mese dopo vuol dire che... Sì, dai, sono recuperato abbastanza in fretta, quindi adesso devo fare visitina dal medico in direzione gara. Perché ti dia l'ok? Sì, e poi... perché mi dia l'ok e poi dai, si dà full gas. C'è da dare il gas, sì, oggi, sì, sì. Oggi però ti vedo sempre concentrato. Sì, oggi rispetto alle altre volte ho cambiato un po' il mindset. Sono più testa libera, tanto ormai campionato un po' andato per i 2-0. Quindi sto pensando gara per gara. Quindi va bene così. Allora in bocca al lupo a Nicolò Lisci. Grazie mille. Con Giacomo Zannoni, che non ha 17 anni, perché il papà mi sta guardando, ma ne ha 14. Allora Giacomo, com'è? Percezioni a Magione? Bella, ci sono un po' di buche, però per il resto la pista è bella, dai, come le altre. Non ti stai sbilanciando, io lo so, sei in clima qualifica, devi fare la qualifica tra poco, vero? Fra ventina di minuti c'ho la qualifica, infatti sono concentrato per fare il meglio che posso. Qual è l'obiettivo? Partire il più avanti possibile, poi si vede in gara. La gara è importante, domani sarà bella tosta, anche perché mi sa che sono preannunciati 10 gradi in più, mi sa che domani ci sono 37-38 gradi. Sì, danno 40 gradi se non sbaglio da quanto ho guardato prima, e poi ci sono anche due piloti che fanno il mondiale di Antonellini, e quindi sarà una bella bagarre. Lasciamo anche perché è concentratissimo il 14enne Giacomo Zannoni. Ciao Giacomo! Ciao!
Eccoci con Mattia Sorrenti, ciao Mattia. Ciao, ciao a tutti. Fa un po' caldino oggi, eh? Sì, abbastanza. Tanto. È provato, appena finito la qualifica, secondo tempo, giusto? Secondo tempo, sì. Come sì. Percezioni da pista? È stata dura, ho fatto qualche errore, però tutto sommato siamo andati bene, dai. Tempo e adesso però dobbiamo capire anche in pista quello che succede, perché la gara mi sa che sarà un po' diversa. Secondo me farà molto più caldo. Sì, ci sono 40 gradi alle 2:30. Sarà difficile con i tempi scendere ancora. Ma hai qualche obiettivo? Davanti. L'obiettivo è stare davanti. Sei il primo che dice di stare davanti. Tutti dicono no, voglio fare bene, non voglio cadere. Sì, voglio far bene, diciamo. Grazie, quello è normale. Però vuoi stare davanti. Sì, sì. E quindi percezioni positive per la pista, percezioni positive con la moto, è un... Sei in grinta, diciamo. Sì, 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 sono carico, sono carico, dai. E allora in bocca al lupo, Mattia. Grazie. Siamo in griglia di partenza con Davide Bollani. Davide, aspettative? Aspettative, speriamo di fare podio dopo una bella qualifica. Comunque un quarto posto non è male. E niente, dai. L'unico problema è il caldo. Caldo, caldissimo per tutti, però ce la daremo tutta. Grande, ci vediamo al parco chiuso, ciao. Ciao, ciao a tutti. In griglia di partenza con Nicolò Lisci. Cosa ti aspetti da questa gara, a parte il caldo e tante altre cose? Dai, speriamo subito di stare attaccati ai primi, di fare una bella gara e dai, sono fiducioso, dai, sono contento. Ti aspettiamo là, ciao. Ciao. Siamo in griglia di partenza con Mattia Sorrenti. Mattia, aspettative per questa gara? Partire bene e stare davanti subito. Bisogna avere un buon passo, stare davanti e niente, sempre full gas. Grande, ti aspettiamo al parco chiuso. Ciao. Ciao. Griglia di partenza pronta con la pole position di Dorren al fianco Sorrenti e Scringhetti. Seconda fila con Bollani, palloni lisci, Agazzi, Zannoni, palloni pronti, via, partiti. Dorren, subito Lauriero Dorren, parte benissimo davanti. Sarà una gara palpitante, emozionante, dove vedremo rapidi, e lo sappiamo perché è sempre così e continui i capovolgimenti di fronte. Dorren partito bene, vedo anche Paoloni che si è incollato, francobollato al quinto posto nel tentativo, nell'auspicio di riuscire a riprendere e prendere quante più posizioni possibili. Lisci, reduce da un infortunio mica da ridere, un bottone ha preso in quel di Cremona, cerca di mettersi alle spalle quello che è successo, l'abbiamo intervistato, ha detto farò una gara all'insegna della spettacolarità, ma soprattutto senza pensare alla classifica, molto libero e sgombro di testa. Non una buonissima partenza per Nicolò Lisci, che però cerca di rinvenire subito, un po' come Zannoni che cerca di sfruttare la scia, ci riesce. Giacomo Zannoni si porta in quarta, no, non è quarta posizione, è un po' più defilato, anzi decisamente 2, 4, 6, settimo. Giacomo Zannoni che partiva ottavo cerca subito di risalire la china, risalire la posizione, mentre Lauriero Dorren sta cercando di imprimere da subito quella che è il suo marchio di fabbrica, una pole position di un decimo per Dorren. Mamma mia ragazzi, come se le danno là dietro di santa ragione. Dorren davanti, lo vediamo, inseguono alle spalle Sorrenti sicuramente, e c'è anche Bollani che sta cercando di rinvenire, di risalire quella che è la china di una gara che potrebbe davvero dare tanto tanto tanto, anche perché siamo soltanto al secondo giro. Intanto vediamo diversi piloti che sono attardati, che stanno, prima abbiamo visto non era un primo piano, ma abbiamo visto Cervioni in precedenza che cercava di rinvenire anche lui le proprie posizioni, partiva dalla 23esima Alessandro Cervioni, aveva un percorso di proprio giro 1:27. Sorrenti alle spalle di Lauriero Dorren, vediamo che gara riesce a fare Mattia Sorrenti, anche perché ha avuto un buono spunto in qualifica, sta cercando di francobollarsi alle spalle, mentre dietro in fervora, in furia, una gara, una lotta incredibile, clamorosa, con Zannoni che cerca di risalire la china, ancora non c'è riuscito, ma lo sappiamo, Zannoni è un turbo, parte pianino, poi però riesce sempre a dare delle belle stoccate, delle belle staffilate. Guardate qua già l'interpretazione della curva, quando tra poco vedrete comparire l'app 3 di 12, perché tra un po' passa, e infatti è già successo, Lauriero Dorren con alle spalle Sorrenti. Mamma Lisci, come
è andato largo Lisci, segno che però il pilota c'è, segno che il pilota vuole dare un preciso e chiaro segnale. Abbiamo capito che è una pista non così lenta, è molto veloce, scorrevole, però mi sembra che si stanno andando un attimo già a certificare le posizioni, mentre Zannoni prova il sorpasso e ci riesce, bravissimo Giacomo Zannoni, passa il rispettivo contendente con Stringhetti, che vedo che guida capofila della terza posizione, e Zannoni guida il capofila della sesta posizione. Passano 4 di 12, entrano nel quarto Dorren, Sorrenti, Stringhetti, e vediamo alle spalle un po' tutti quanti gli altri. Lisci cerca di rinvenire su e ci sta riuscendo in qualche maniera. Nicolò Lisci sta iniziando a costruire la sua gara, e chissà che con Zannoni braccetto, mano nella mano, non si catapultino sul gruppetto dei terzi, anche perché poi non tanto Lisci quanto Zannoni hanno una classifica da giocarsi e non possono permettersi chissà quale forma di errore, anche perché siamo praticamente già ad un terzo della gara, una gara che promette tanto, e effettivamente Zannoni si sta avvicinando in maniera importante al gruppetto di Stringhetti. Chissà che non formino un super gruppo, se formano un super gruppo allora lì sono cavoli amari per tutti, perché potrebbe succedere di tutto. Sto indugiando, seguendo passo passo quello che succede, vedo che Dorren ha veramente uno spunto, un abbrivio completamente differente rispetto agli altri. Ci sta provando Sorrenti a stare dietro, in qualche maniera ci riesce con Stringhetti alle spalle, poi Bollani, Paoloni che cercano anche loro, mamma Lisci quasi va fortissimo sulla carena di Zannoni, vediamo se lo passa sfruttando la scia Lisci, no non ci riesce, buona la zampata di Zannoni, che però mano a mano, passo passo, si sta avvicinando al gruppetto dei terzi, e allora chissà che tutti e due non provino a sospingersi, a sorreggersi nel tentativo di prendersi la terza piazza. Lisci, mamma mia, sfida nella sfida clamorosa Zannoni Lisci, però lo ripeto e lo ribadisco, è una pista veloce, è una pista dove si fa un 1.16 a livello di tempi, e adesso ormai si sono compattati, sono praticamente quasi tutti vicini, sono lì che percorrono, che anacronisticamente cercano di stare l'uno con l'altro. Vediamo Bollani, c'è Paoloni e guardateli là, Lauriero, Dorren e soprattutto, mamma come escono infervorati e infogliati là dietro, con l'11 Sorrenti, Bollani terzo, mamma mia, siamo quasi a metà gara, metà gara che praticamente l'abbiamo spulciata, vivisezionata, è veramente andata velocissima, che perché lo sappiamo, poi la 300 è questa tipologia di gara, non è un'altra gara. Zannoni sfrutta la scia, Zannoni ed entra, riesce a passare, si avvicina Giacomino Zannoni. Sono stato redarguito da chi lo segue, perché ho detto un paio di improperi, perché non ha 17 anni, è un pochettino più piccolo Giacomo Zannoni, e allora possiamo dire pure sti cavoli, perché essendo più piccolo ancora più importanza, acquisisce ancora più importanza quelle che sono le sue gare. Stiamo indugiando un po' su quello che succede in maniera importante anche dietro, e la situazione appare veramente da questo punto di vista importante. Lo confermiamo, Zannoni adesso è su Bollani, si è trascinato Paoloni e lo ha scavalcato. Zannoni al settimo giro proverà a passare tra poco Davide Bollani, lo vediamo qui, e chissà che non ne sfrutti già la scia Zannoni, no, non lo vediamo passare. Bollani che cerca di tenere la posizione, eccolo lì, lo avevamo chiamato, Giacomo Zannoni passa Bollani, e occhio perché Lisci è lì, anche lui, si sono autotrascinati, e adesso chissà che cosa possono andare a fare, perché siamo al settimo giro, non è mica tanto lontano, non è mica tanto finita la gara. Si gira Lauriero Dorren, non si gira, concentratissimo Sorrenti, e la gara è qui, la gara passa da qui, anche perché siamo adesso a 2/3 di gara, 8 su 12 è matematica, quando completeranno l'ottavo entreranno nel nono, siamo a 3/4, guardateli lì anche alle spalle col 37 Cervioni che sta lottando con Riva, è una bella gara anche alle spalle, giustamente ci sono anche lotte nelle retrovie, ma guardate qua che cosa sta succedendo, un rebelot come si dice in milanese, Lisci su Paoloni, vediamo se lo prova a passare, se prova a sfruttarne qui, no, qua non può, una mini scia sarebbe praticamente impossibile, sarebbe da folli, sarebbe da pazzi, non lo fa qua Lisci che sta continuando a studiare.
curva contro curva per il sardo, che ci proverà sicuramente però tra poco, anche perché Zannoni non riesce a strappare, non riesce a staccare, non riesce ad allungare. Mamma mia ragazzi, traverso di Lisci, che però non mollerà sicuramente, che però li vede tutti incollati l'uno all'altro, Paoloni e Bollani, Zannoni, Paoloni, Bollani, Zannoni, Bollani, Paoloni, Lisci. Questa sembra la formazione di calcio, del calcetto a 5. Mentre lì davanti Lauriero, Dorren e Mattia Sorrenti continuano a menare il torrone, a menare le danze, stanno volando letteralmente in pista. E chi li ferma questi due? Io di certo no, nemmeno voi. Siamo a 9 su 12, tre quarti di gara, 75% dei giri percorsi, e ci si giocherà la terza posizione, anche perché Stringhetti è praticamente scomparso, non c'è più, ma c'è questo gruppone, gruppetto, gruppaccio. Bollani su Zannoni, vediamo se è passato. No, tiene la posizione. Lisci si è francobollato. Stringhetti non c'è più. Problemi per Stringhetti, che abbiamo sottolineato anche in precedenza, e che non vediamo più. Questo è il gruppetto di Aloisio, che sta lottando per le posizioni un po' più di basso rango. Lisci ha passato Paoloni. Lisci ha passato Paoloni alla staccata, e adesso si riversa su Bollani e su Zannoni. Mamma mia, che gara, ragazzi! Al fum di cotone si deciderà, anche perché è veloce, è una sprint fondamentalmente, con questo secondo e 10, questo secondo e 16 che fanno a giro, volano letteralmente, ma poi questi si sorpassano ogni secondo. Intanto ha transitato già Lauriero Dorren, siamo ai 4 quinti della gara, non è vero, ai 5 sesti, perché 10 su 12 e 5 sesti. E allora vediamo se sfrutta la scia Bollani, potrebbe sfruttarla su Zannoni, potrebbe sfruttarla Lisci su Bollani e Zannoni. Vediamo se Lisci passa all'esterno, ci prova, no, si accoda, si appisola. Adesso li guarda, tutti e due, è passato Lisci, come ha fatto Nicola Lisci su Bollani. Mamma mia, Bollani gli prende la scia e lo passa anche lui. Ma che gara stiamo vedendo! E qui non si capisce chi spunta davanti tra i due, forse Bollani, forse Lisci. No, c'è Bollani. Bollani su Lisci, siamo a metà del decimo giro, ma c'è ancora Paoloni, nessuno lo vede. Final lap, eccolo. Devo prendere, fare un sospiro, perché tra un po' vedrete. Va bene Mattia Sorrenti, buona gara anche da parte sua. Un martellino, non un martellone, come Lauriero Dorren, che è stato un martellaccio Sorrenti. Ma adesso vedrete spuntare quei magnifici 4. E vediamo chi c'è davanti. Se c'è Zannoni, sì, c'è ancora Zannoni. Una sbandata, forse passa Lisci, forse passa Bollani. Lisci davanti a tutti. Zannoni non la riprende, Zannoni va largo Bollani, Zannoni entra su Bollani, ma Lisci prova a scappare. Devo tenermi la voce per l'ultima parte di giro sicuramente, se no non ci arriviamo. Lisci, occhio che tra l'altro ha preso qualche decimo, clamorosamente. Lisci è balzato in terza posizione, e chi se l'aspettava? Adesso Lisci prova a scappare, allungata dietro intanto la gambina per poter affrontare le ultime curve anche per quanto riguarda i piloti e nelle retrovie. Peccato perché le telecamere non hanno indugiato su loro. Bandiera a scacchi, vince Lauriero Dorren, secondo il buon Mattia Sorrenti, che esulta. Lisci, Zannoni, Bollani, questa la posizione. Lisci, Zannoni, Bollani, Paoloni. Finisce qua. Vince Lauriero Dorren, Mattia Sorrenti terzo, Niccolò Lisci. Andiamo al parco chiuso. Non sono riuscito prima a beccarti in griglia, Giacomo Zannoni. Com'è andata la gara? Molto bene, perché siamo partiti ottavi con un weekend che non era iniziato benissimo. Poi siamo riusciti tutti, tutta la squadra, a mettere bene la moto e metterci una pezza. Purtroppo, come ogni volta, mi ha chiavato alla fine. Quel Nicolò lì. Nicolò, vabbè, fa lo stesso. Tanta roba, grazie, grande, ciao. Ciao. Con Nicolò Lisci, che ha ricevuto tanti complimenti dagli avversari, che io non ho mai sentito una roba del genere, nonostante sembra che tu abbia dato un po' di fastidio a qualcuno. Mi sono giocato il terzo posto, peccato perché ho sbagliato la partenza, altrimenti si poteva stare decisamente più avanti, però le gare sono così. Vorrei ringraziare Lorenzo, Claudio, Paolo, che mi sono stati davvero appresso tutto questo weekend, e niente, sono davvero contento. Grande Nicolò. E anche mia mamma, che è la che non trattiene più l'emozione. Immagino. Grazie mille. Grazie a te, ciao. Ciao. Eccolo qua, Mattia Sorrenti. Com'è andata? La gara un po' solitaria, però sono partito bene. Sono rimasto lì davanti e non ho tirato, ho usato la testa. Sono andato tranquillo.
Basta, dai. Hai ragionato un po' per il campionato? Sì, ho ragionato un po' per il campionato. Sono primo, non volevo fare cose strane. Compromettere qualcosa. Esatto, sì. Beh, è giusto anche lavorare un po' di astuzia su queste cose. Sì, esatto, sì, quello è importante. Se no puoi rischiare davvero tanto. Però, vabbè, dai. Bella gara, mi sono divertito. Grande, alla prossima. Ciao. Grazie, ciao. Eccoci qua con il Bolla. Sì. Quanto sei contento? Ma sono soddisfatto, dai, contento, no? Speravo un podio, però abbiamo fatto una bagarre della Madonna, ci siamo divertiti tutti e questo è l'importante. Dove hai trovato i limiti? I limiti, un po' il caldo che ti spianca e poi non siamo mai stati al 100 con la moto, al 100% con la moto, però abbiamo fatto quello che si poteva, insomma. Ma la pista ti piace? La pista sì, dai, non è male, è bella, è bella. È difficile? È difficile, è molto tecnica, sì. Però è andata bene, dai. Ti aspettiamo a Varano. Ciao. Ciao, ciao a tutti. È la classifica forse più combattuta di tutte dopo il weekend di Magione. 25 Sorrenti, 20 Zannoni, 18 Bollani e poi via via 16 Paoloni, 0 Cazzaniga come Calonaci, 0 Stringhetti che purtroppo ha avuto problemi. La classifica generale dice 92 Sorrenti, 84 Zannoni, 73 Bollani e adesso la situazione è complicata perché bisogna capire quello che succede nella classifica generale e tutto rimandato a Varano il weekend del 7 agosto. Io vi ringrazio, è stato davvero una bellissima gara a Varano perché lì potrebbe già decidersi quasi tutto. Ciao!